Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su Railroad Corporation, un gioco che ho già da diversi giorni, ma oggi, 18 novembre, è uscito ufficialmente dall'Early Access alla versione finale. Dicevo, l'avevo da qualche giorno, ma il gioco era in inglese e gli sviluppatori, già a maggio di quest'anno, avevano promesso che l'italiano sarebbe arrivato con la versione finale del gioco. Oggi li ho aspettati al varco per tutto il giorno e stamattina è in inglese e questa sera è completamente in italiano. Valuteremo questo gioco anche dal punto di vista della lingua, perché vedremo il livello della traduzione, vediamo se è stata fatta con Google Traduttore o meno. E iniziamo una nuova campagna, ci sorbiremo tutto il tutorial. Il gioco vanta anche una modalità multigiocatore e una modalità libera. Noi iniziamo la campagna, gli obiettivi della campagna hanno limiti di tempo, rendono quindi le missioni più impegnative. Possiamo diminuire la difficoltà di gioco togliendo i limiti di tempo. Giochiamo con i limiti di tempo perché a me piace fallire nei giochi e voi lo sapete bene. Iniziamo con il caricamento, è un gioco che si diciamo pone come antagonista Railway Empire, un altro gioco, questo è sviluppato da altri sviluppatori, distribuito dall'Iceberg. La città di Baltimora ha ricevuto, siamo nel Nord America e siamo nel XIX secolo, voglio specificare prima di cominciare. Il gioco costa 24 euro prezzo pieno, 21 euro qualcosa scontato, comunque calcolato un 25 euro contro i 49 di Railway Empire, quindi adesso ci facciamo anche due conti. La città di Baltimora ha ricevuto fondi per la realizzazione di un collegamento ferroviario con le città vicine. Il tuo compito è quello di posare i primi binari in quest'area e dare il via al trasporto di merci e passeggeri. Siamo nell'età dell'oro e nell'età del vapore. Ok, abbiamo la Baltimore Railroads. Ok, seleziona un obiettivo dall'elenco a sinistra per vedere le collezioni di vittoria. Tra l'altro qua possiamo vedere anche il municipio, le merci che abbiamo, insomma, vediamo. Allora, obiettivo, ferrovia Baltimore-Piedmont, costruisce una ferrovia tra Baltimore e Piedmont. Ok, apre la modalità di costruzione per collegare Baltimore e Piedmont. Dov'è Piedmont? Eccolo là. Eccolo là. Graficamente è molto carino perché si può zoomare tantissimo, per quanto magari quel tronco sia un po' troppo grande rispetto a questa casa, però va bene. Allora, per costruire la ferrovia dobbiamo andare qua. Vedete che abbiamo l'acquisto della locomotiva, il posizionamento della ferrovia, smantella la ferrovia. Un altro gioco di training che mi ha regalato Mr. Delery, che desidero ringraziare, è anche Machinki, che è un gioco, anche questo, basato sulle ferrovie, e però, diciamo, il problema di quel gioco è una traduzione, non mi ricordo se in inglese o tradotto veramente male in italiano, insomma. Adesso voglio col tasto spazio mettiamo in pausa, che è la prima cosa che ho guardato qual è il tasto della pausa, perché allora iniziamo la costruzione con questo tasto. Allora inizia a posare i binari dalla stazione di Baltimore in direzione di Piedmont. Eccola qua, vedete la stazione, questa qua rossa. Iniziamo a posizionare i binari. Allora la facciamo, dov'è Piedmont? Mannaggia, abbiamo anche il fiume di mezzo. Quindi magari iniziamo a metterla, facciamola così. Ci costerà un sacco di soldi, abbiamo 100.000 dollari come vedete in alto. Ok. Ok, e Piedmont la colleghiamo qui, così, mi piace, dai. Conferma la costruzione ferroviaria, tac, e la costruzione avviene immediatamente. Premiesco il tasto destro del mouse per uscire dalla modalità. Devi comprare la locomotiva per trasportare grano con la nuova ferrovia. Va bene, andiamo qua e compriamo sul menu che abbiamo visto un attimo fa. La locomotiva attuale è abbastanza valida per questo obiettivo, specie quando non ci sono altre locomotive a disposizione. Direi 14.000. Allora, la ferrovia interamente ci è costata 33.659. Compriamo la ferrovia e ok. Quella lì, insomma, la locomotiva. Fai clic più volte sull'icona a forma di freccia verde di una merce per caricare. Ok, ma scusatemi. Io ho la locomotiva, ma mi servono anche i vagoni? Boh. Vabbè, allora, impostazione tragitto. Fai clic più volte sull'icona a forma di freccia verde di una merce per caricare il carico in una città in cui viene prodotto. Quindi, in pratica, è questo.
Ok, in pratica il campo di grano è a Piedmont, ok, e dobbiamo caricarlo da qui. Quindi lo carichiamo. Vedete che sotto abbiamo un importo totale di peso, quindi in questo caso possiamo trasportare 40, perfetto, a Piedmont, e poi scarica, allora, applica, ok. E poi scarica dall'altra parte, quindi dovremmo scaricare il grano. Ok, consegna il grano per ricevere quello successivo. Trasporta due vagoni di grano a Piedmont. Va bene, scarichiamo i tre e i tre. Ok, perfetto. Quindi dovremmo aver fatto. Praticamente adesso il treno sta raggiungendo Piedmont. Ci abbiamo un trenino proprio del Pifer. Cioè anche la locomotiva mi sembra molto buttata lì un po' così, una delle prime, presumo. Sì, ci ho messo un attimo a capire che dovevo andare prima di là a raccogliere, perché ovviamente qua scarichiamo soltanto alla piccola fattoria, scarichiamo perché questa è una produzione, il verde vedete, di carne e importa invece il grano da dare da mangiare agli animali. Tra l'altro qua vedete che abbiamo anche il municipio con i passeggeri, quindi abbiamo anche modo di caricare i passeggeri. Al momento vedete, intanto questo qui sta lavorando copiosamente con questo trattore, e abbiamo l'obiettivo adesso di consegnare il carico. Allora, adesso praticamente qua in alto possiamo vedere aprire i treni con l'ordine che hanno. L'obiettivo adesso è consegnare il grano a Baltimore. Dobbiamo consegnarne due. Adesso qua intanto vedete che non abbiamo comprato vagoni, ma al momento ce li ha dati il gioco di base. Quindi procediamo così e vediamo. Il nostro treno T1 sta viaggiando bene. Vedete, possiamo anche ruotare la visuale. Molto carino. Sì, è praticamente una sorta di fornace che brucia e fa girare le ruote. Insomma, niente di che come prima. Intanto diamo un'occhiata anche a quello che abbiamo intorno. Abbiamo la miniera di carbone qua, fantastico. Qua abbiamo, volendo, richiede il carbone. Anche Cumberland richiede carbone. Richiedono tutto, quindi direi che qua sta andando tutto a gonfie vele. Qua facciamo l'assalto al treno sul famoso ponte di Ritorno al Futuro. Si stanno un po' queste ruote rosse così, ma va bene. Non voglio trovare il pelo nell'occhio. Graficamente carino, niente da dire, bisogna vedere fino a che punto a livello gestionale si spingerà. Adesso lo stiamo giocando in modalità storia, quindi la modalità quella impostata con anche le missioni a tempo. E adesso, poi, dopo aver fatto un paio di missioncine, andiamo a vedere magari come funziona anche la modalità libera, così vediamo anche tutto quello che abbiamo a disposizione, anche la dimensione della mappa. E così ci facciamo un'idea, perché ovviamente bisogna essere grandi appassionati di treni per comunque immergersi in un gioco del genere. Adesso, ci sta mettendo una vita. Poi tra l'altro qua, ok, acceleriamo un po' il tempo, così almeno si va avanti un po' più veloci, insomma. Ok, dovremmo scaricare due di grano. Non so se ne abbiamo tre adesso, ne ce ne conterrà tre, ma siamo arrivati. Arriva qui e vediamo se effettivamente, ok, abbiamo fatto. Completa gli ultimi due obiettivi, dopodiché potrai concludere il tutorial e farti assumere una vera compagnia ferroviaria. Ok, perfetto. Allora, praticamente adesso dobbiamo trasportare tre passeggeri e due carichi. Cioè, praticamente sta tornando là adesso. Allora, dobbiamo trasportare i passeggeri, quindi direi che scusate, mi sono distratto un attimo. Allora, no, non devi caricare nulla e non devi scaricare nulla. Adesso usiamo sempre lo stesso treno per caricare da qui dei passeggeri. Da Baltimore carichiamo dei passeggeri. Vedete che ne possiamo portare tre. Ne portiamo tre. E poi scarica. Scarichiamo a Piedmont. Passeggeri, presumo, si possono scaricare? No, vabbè, li carichiamo e non li scarichiamo. Vediamo adesso cosa fa il treno. Voglio vedere se, perché là comunque, ma infatti, contratto fornitura legno. Abbiamo firmato un contratto per la consegna di legno a Cumberland. Fai attenzione e scarica le merci nei depositi giusti della segheria della città contrassegnati dal simbolo del contratto. Ok.
No, in pratica adesso non possiamo, cioè non ci chiede niente qui come... no, dobbiamo costruire una ferrovia e il gioco ci sta mettendo proprio in balia di noi stessi e vediamo se riusciamo a creare una seconda ferrovia. Inizia a costruire gli... clicco il tasto sinistro, snodi disponibili, ok. Ok, snodiamo. No, ma non ho capito perché mi devi fare sta cosa qua così oscena. Ok. Confermo. È già occupata da un treno? Sì, va bene. Fammelo arrivare il treno e poi la costruiamo. Ok. Adesso. Me l'hai completato? No, nulla. Stop. Pausa. Allora, passeggeri non me li trasporta. Perché? Dobbiamo andare a portarli a Cumberland. Quindi prendiamo il nostro treno. No, facciamo annulla tutto. Aggiungi stazione, aggiungiamo Cumberland. Ok, quindi Baltimore carica i passeggeri. 1, 2, 3, abbiamo detto perché 4 non ci stanno. E poi vai a Cumberland e scarichi i passeggeri. Applica. Ok, vai. Adesso dovremmo poter fare quello che abbiamo deciso. Questo gioco mi ricorda molto Sid Meier's Railroads, un gioco che mi era piaciuto molto, mi ricordo, l'ho preso forse 8 anni fa, ma fa quel cazzo che vuole comunque il treno. E devo eliminare la stazione, probabilmente. Non devi andare a Piedmont, cazza bubolo, devi andare a Cumberland. Abbiamo perso tempo, abbiamo perso tempo. Cioè, praticamente abbiamo caricato dei passeggeri che stiamo portando a Piedmont per niente. Ho detto scusate, non possiamo manco tornare indietro. Cioè, veramente sono un cane io in sti giochi. E dovrei fare un'altra ferrovia, ma non ho più soldi. Da qui farla collegare di là. Comunque, vabbè. E li stiamo portando a fare un giro inutile. Dicevo, Railroads l'ho preso 8 anni fa, nel 2011. E ai tempi era già un gioco che aveva qualche anno. E mi crashava. Ed è un bel gioco, è un bel gioco. Spero che questo possa essere altrettanto divertente. Allora, adesso svegliamoci un attimo, invertiamo il treno, non so come fate, e portate sta gente a Cumberland. Allora, così completiamo quello. Dopodiché, adesso dimmi che vai su però. Cioè, non esiste più. Infatti va a Cumberland adesso. Ok, perfetto. Trasportato quello, dobbiamo fare la condizione della locomotiva. Vedete che sta salendo anche il chilometraggio, quindi tra un po' sarà vecchio. 12 tonnellate a vagone, presumo, una persona. Allora, dobbiamo trasportare. Dopo l'altra missione è carichi consegnati. Quindi in questo caso è molto intuitiva come cosa, perché qua possiamo caricare una mazza. La segheria piccola importa legname. Ok, quindi dovremmo aver finito il trasporto dei passeggeri. Da Cumberland a Baltimore. Ok, no, è il contrario che dobbiamo fare. Non leggo le missioni, sono un banano. Vabbè, allora. Adesso dobbiamo completare degli ordini. Quindi in questo caso facciamo. Devo prenderci la mano e devo ammettere perché. Allora, da Baltimore adesso. Fate una cosa, i passeggeri non ce ne frega una mazza. Piedmont mi fa schifo, la metto in fondo. Allora, anzi, la elimino, Piedmont. Allora, da Cumberland, allora praticamente impostiamo già la rotta. Da Baltimore, allora vediamo se qua ci dice qualche dettaglio in più sulla missione. Fornitura legno, due carichi. Da Frederick. Ah, mannaggia, si allunga la storia. Segheria piccola. Allora, rifornisce una struttura di tipo segheria piccola. Cumberland con due. Da Frederick. E Frederick è là dietro. Mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Come facciamo? Allora. Vabbè, ma non siamo obbligati a... Vediamo se ci stiamo con i soldi, se no niente. Allora, praticamente qua abbiamo una stazione. Possiamo costruire delle ferrovie. Una ferrovia da Cumberland, da qui. A qui. Ok, ce la lascia fare.
Conferma, ok. Non abbiamo più un soldo, però abbiamo fatto il traforo del Monte Bianco in 2 minuti. Allora, in questo caso, noi andiamo a prendere il nostro bel trenino e gli diciamo, aggiungiamo una stazione e aggiungiamo Frederick. Allora, a questo punto, noi gli diciamo, vai a Frederick e carica 2 di legname, 1, 2. Poi vai a Cumberland. Allora, quindi facciamo così, lo mettiamo in fondo. Allora, andiamo a Frederick, prima cosa. Gli diciamo carica 2 cose, poi vai a... allora, devo ricordarmi la missione. Da Frederick a Cumberland, ok. Quindi, mi ha annullato tutto. Allora, andiamo a Frederick, come prima cosa. Tac, tac, sposta su. Sto mettendo in ordine almeno. Carica legname 1, 2. Poi vai a Cumberland. E a Cumberland scarichi. Perfetto, è già scaricato. Ok, no, il personale no. Scarichi il legname. Ok, e qui è a posto. Carico da caricare, da scaricare. E quindi qui siamo a posto e applico. La seconda sosta che dobbiamo fare invece è il trasporto passeggeri da Baltimore, da Cumberland a Baltimore. Ok, quindi andiamo nuovamente sul treno. Quando sei a Cumberland, carichi 3 passeggeri e li scarichi a Baltimore. Quindi li scarichi qui. 1, 2, 3. Perfetto. Piedmont, non ce ne frega più niente. Salva. Via. Ora abbiamo automatizzato il processo, speriamo di starci dentro con i costi. È quasi finito i soldi, ho messo a parte in questo budget, abbiamo creditato, va bene, perfetto, perché è il tutorial e perché io sono scandalosamente scarso. Quindi in questo caso, quello che fa adesso il treno, non l'ho ancora capito onestamente, deve andare a fare il giro, quindi... mi fa il favore di andare a Frederick, infatti sta andando a Frederick, quindi adesso tirerà dritto, caricherà il legname, lo porterà qui, lo scaricherà qui, caricherà la gente, la porterà a Baltimore e quindi qui abbiamo fatto. Dopodiché andiamo a vedere la modalità libera, perché il tutorial l'abbiamo finito, siamo piuttosto scarsi, ma abbiamo capito comunque le meccaniche base. Poi ovviamente se avete intenzione di accusarmi, perché c'è sempre chi lo fa, devi imparare a fare i giochi prima di portarli, io in questo caso rispondo fermamente dicendo che l'esperienza che do su questo canale non è quella dell'insegno a giocare, perché sapete, chi mi segue da anni sa che io sono scarso, la metto sempre sull'ironia in questo caso, ma è il proviamo il gioco insieme. Quindi se la gente viene qui perché vuole imparare un gioco, io non ho il tempo per imparare tutti i giochi al 100%. E mi baso molto anche sulle vostre opinioni, perché se mi dite no, continuo, ti prego, mi scrivete tutti e lo faccio, cioè non ci sono problemi. Allora, abbiamo completato quello, stiamo portando le persone, quindi tecnicamente ora all'interno qui dei vagoni ci sono 3 persone che andremo a consegnare completando il tutorial. Teoricamente ci hanno dato soldi, ma ce l'avremmo fatta anche senza, e i soldi sono stati spesi praticamente tutti. Abbiamo capito, ci abbiamo messo un attimino, ma abbiamo capito come funzionava la questione. Ok, abbiamo consegnato, trasportato 1, 2, 3, 3 passeggeri, abbiamo completato il tutorial. Ora puoi fare domanda di assunzione per il tuo primo lavoro. All'inizio dell'incarico puoi trasportare merci, impostare tragitti, ferroviari e ricercare nuove tecnologie nel tuo laboratorio di ricerca. Più avanti, quando avrai dimostrato la tua bravura, potrai ampliare le tue responsabilità gestendo anche il reparto risorse umane e il reparto di lobbying. Molto interessante questa cosa. Se siete arrivati fino qui nel video vuol dire che il treno vi piace davvero. Dovrai anche prendere decisioni sulle acquisizioni immobiliari. Figo, questo qui c'era in Railroads ed era bellissimo. E le azioni della compagnia, sì, è l'erede di quel gioco lì. È veramente bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, foto del candidato. No, indie gameplay è questo. Cioè così, senza... che se no, indie gameplay è questo, la compagnia per cui vuole lavorare, che capo mi piacerebbe avere? No, facciamo questo, mi piace lavorare per la Harrington Railroad e iniziamo. Ti do il benvenuto, abbiamo ricevuto un grosso ordine, imprenditori Cincinnati, 5 vagoni acciaio, il tempo stringe, va bene, inizia missione, salviamo e andiamo a vedere. Vedete che adesso si sono aperti più menu,
qui, soprattutto i treni posseduti. Qua abbiamo le strutture possedute dalla compagnia, si parla di stazioni ferroviarie, industrie e magazzini. E qua abbiamo i rapporti e qua abbiamo anche la ricerca. Dobbiamo creare il reparto di ricerca all'ufficio e quindi nell'ufficio. Allora, praticamente la Arrington Railroad è questa. Ok. No, volevo andare a posizionamento ferrovia, menu di gioco, compro una locomotiva. No, io volevo in realtà comprare segheria piccola, ufficio, eccolo qui, reparti ufficio, abbiamo il reparto posizionamento ferrovia, possiamo installare un nuovo reparto, il reparto di ricerca e sviluppo, stanze 3, aggiorna per 10.000, perfetto, crea nuovo e installiamo il reparto della ricerca, giusto così per farvi vedere che cosa si può fare e pronti, via. un po' di roba c'è, devo dire, perché si divide comunque in due pagine. Potenza, velocità, potenza, di cose ce ne sono, usura, consumo di combustibile, usura, no? Beh, bello, bello, carino come cosa. Niente, a questo punto usciamo, torniamo al menu principale, magari lo salvo perché mi interessa molto questa cosa, questa partita, anche perché da qua si comincia da zero, si impara a giocare davvero, e andiamo in partita libera e vediamo come funziona. Ci sono missioni della campagna, sfide, fare i fiori all'industria, sì, perché poi dovrebbe comunque andare come Rise of Industry a cambiare, diciamo, le comunicazioni che andiamo a fare vanno a cambiare gli sviluppi della città, dovrebbe essere una cosa del genere. Sandbox medio, laghi e città, via. Hai ricercato tutte le locomotive, capitale iniziale, possiamo mettere lo scoperto illimitato, posizionamento casuale, contratti, reparto contabilità, prestiti, obbligazioni, insomma diventa una cosa abbastanza complicata. E vediamo, vediamo un attimino come comincia, perché la modalità libera è quella che secondo me può dare soddisfazione se amate visceralmente un po' la Sheldon Cooper, i treni, e volete fare di testa vostra. Infatti vedete qua quanti menu ci sono in più. Infatti immaginavo che aggiorna per 10.000, aggiorno per 20.000, aggiorno per 35.000, lo faccio giusto solo così per voi, per reparto risorse umane, contabilità, così vi faccio vedere cosa sono i nuovi reparti, lobbying legale e infine il reparto commerciale, lasciamo la ricerca dopo, anzi facciamo anche la ricerca che voglio vedere se è cambiato qualcosa. Reparto di ricerca mi sembra molto ma molto più ampia di quella di prima. Guardate quanta roba c'è. Cioè, ragazzi. No. Non credo si arrivi all'energia elettrica. Però di roba da fare ce n'è. Avevamo due pagine prima. Vabbè, questa è una. Poi vediamo i rapporti. Abbiamo il limite scoperto, vabbè, che è di 1.000 miliardi. Un fantastiliardo, insomma. Abbiamo il reparto risorse umane col budget mensile personale, spazio ufficio, qua sarà da capire che cosa serve esattamente. Reparto commerciale col magazzino, reparto contabilità con l'emissione di obbligazioni, quindi possiamo andare a emettere le obbligazioni, e questo è il reparto di lobbying in attesa di valutazione, ok, per le modifiche alle leggi dei vari paesi. La mappa è assolutissimamente enorme e tecnicamente io mi aspetto anche degli avversari che poi cercheranno di farci la pelle come era a Railroads. Qua abbiamo anche l'ufficio di collocamento, possiamo assumere delle persone, assumendolo avremo un costo di binari e tunnel del 15% più bassi. Guardate anche quante locomotive abbiamo, ce ne sono un'infinità. Abbiamo nuovi contratti che non, al momento non possiamo fare, e direi che mi sembra un gioco molto ma molto ma molto completo, quindi insomma ci sarà di che divertirsi. L'unico dubbio che ho sono appunto gli avversari, non so dirvi al momento se ci sono avversari, ma magari lo lascio a voi la decisione di dirmi se quello che avete visto vi basta, e magari alcuni di voi si sono anche convinti a
comprare il gioco, oppure se volete un altro gameplay su questo promettentissimo gioco che vi ricordo ancora una volta è uscito ufficialmente oggi 18 novembre dall'Early Access in versione definitiva e il costo è assolutamente onesto, 25 € per tutta questa bella roba, insomma, che ha a che fare con il mondo dei trasporti, del commercio e soprattutto del mondo delle ferrovie. Fatemi sapere che cosa ne pensate di Railroad Corporation e noi ci vediamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!